È nata nel 1963 ad opera di mio padre e di un suo socio fondatore. Si sono occupati rispettivamente uno dell'area commerciale, l'altro dell'area produttiva e tecnologica. Hanno negli anni aumentato, diciamo, l'azienda per quanto riguarda personale e investimenti tecnologici. E IRSEP all'inizio è stata una sorta di avventura, come alcune aziende tipicamente venete hanno questa caratteristica agli inizi degli anni 60, e poi col tempo appunto l'azienda si è ingrandita moltissimo. Adesso c'è la seconda generazione, sia da parte della famiglia Zen che da parte della famiglia Rossi. Io in particolare mi occupo del settore estetico dell'azienda, collaborando ovviamente con altri enti come sviluppo prodotto o marketing, e spesso ovviamente sono fuori nel mercato per assaggiare tutti i cambiamenti di mercato. IRSAP significa Industria Radiatori Stampaggio Affini Polesana. All'inizio infatti i radiatori erano semplicemente stampati e poi saldati nei profili. Caratteristiche sono innanzitutto prodotti in acciaio, verniciati ovviamente, saldati in particolare tubolari con delle tecnologie assolutamente avanzate. Abbiamo un sistema molto, ripeto, tecnologicamente molto all'avanguardia. Siamo stati i primi in Europa ad avere questo sistema laser, di cui ne siamo molto orgogliosi. Effettivamente con queste nuove macchine siamo riusciti anche a dare ai prodotti addirittura 10 anni di garanzia. Siamo tra i primi nel mercato ad aver avuto queste iniziative. Una delle caratteristiche di IRSAP è sempre stata quella di reinvestire nell'azienda tutti i profitti dell'azienda, ed è per questo, grazie a questa diciamo idea, a questa volontà delle famiglie, di essere riusciti a cavalcare l'onda tra gli anni 60 e 80 e quindi di crescere come azienda. Il riferimento è sicuramente l'Italia, dove facciamo il 60% di fatturato e il 40% all'estero. L'estero per noi rappresenta un motivo di crescita. Ovviamente abbiamo delle sedi commerciali in tutta Europa, abbiamo una sede commerciale operativa anche in Cina per il mercato di Pechino, perché sappiamo tutti che Pechino ha una città enorme e quindi i radiatori che vengono prodotti lì sono per quel mercato lì. Per fare un radiatore l'esperienza conta a 360 gradi, perché non dimentichiamoci mai che quando si vende un radiatore poi bisogna avere anche un sistema di qualità e di supporto e di servizio per il cliente assolutamente, non dico perfetto, ma verso la perfezione. Per cui in questo l'esperienza ci aiuta moltissimo, perché stare vicino al cliente è un nostro diktat e una nostra genetica fin dall'inizio, fin dalla nascita dell'azienda.
IRSAP, come si può immaginare, ha sofferto per questi cambiamenti di mercato, però ci siamo resi conto che ci sono ancora e ci sono state delle grandissime opportunità. Quindi per noi la parola d'ordine, a parte la tecnologia e tutto quello che ho detto, sono le opportunità che ci vengono rivolte dal mercato, perché il mercato ci sta riconoscendo questa storicità che è basata sulla qualità e sul servizio al cliente.